Siamo nella cucina della Casa Museo dell'Edda, proprio la casa di Grazia dell'Edda, una delle più importanti autrici italiane che ha preso il premio Nobel nel 1926. Che film possiamo fare su Grazia dell'Edda, Cecilia? Certo, è un'impresa che sento molto importante perché, ecco, lei ha tanto voluto bene, Grazia dell'Edda ha tanto voluto bene ai suoi lettori, che io vorrei poterle restituire almeno un pochino del bene che Grazia dell'Edda mi ha voluto. L'attualità dell'opera di Grazia dell'Edda oggi, quale può essere? Che cosa possiamo raccontare? Che la riporti a noi, al tempo che viviamo? Ma lei era proiettata nel tempo in cui viviamo, perché con un senso profondo della giustizia è connessa non soltanto alla sua terra, ma è connessa all'Italia, è connessa, credo, all'Europa intera, perché lei aveva questo senso dell'attualità, ma proiettata su uno schermo infinitamente completo, più grande di quello che possiamo immaginarci. In fin dei conti, lei vuole una giustizia sulla terra, vuole un accordo sulla terra, vuole che l'umanità si aiuti, che non esistano gli esclusi, che non esistano gli abbandonati, che non esistano gli umili, che non esistano i servi. E in questo Grazia dell'Edda è veramente inarrivabile. Credo anche che si connette profondamente all'oggi per lo sguardo che ha sulla natura, per il modo di raccontare i paesaggi, i colori. Pensiamo che il suo modo di guardare al rapporto tra l'uomo, la donna, la natura sia profondamente necessario oggi, e in questo Grazia dell'Edda è una scrittrice non soltanto molto più avanti dei suoi tempi, ma anche in un certo senso penso rivoluzionaria. L'ho conosciuta quando ero tanto ragazzina e mi era piaciuto tantissimo, ma rileggendo l'ora mi accorgo che l'idea delle persone, che sono tutte uomini, donne, animali, piante, lei ce l'ha. Lei ha questo senso dell'universo vivente intorno a lei. Ed è, ecco, questo è un aiuto che Grazia dell'Edda mi ha dato e credo, anzi sono convinta che Grazia dell'Edda dà a tutti. A tutti, a tutti.